Anche del loro diritto più grande, perché con lei faccio di tutto. Lei sta alla base del mio organismo e dentro di me, sulla mia pelle, fra le mie labbra, quando sete, dentro la terra che coltivo, scende dai monti, piange dal cielo, dona la vita a tutte le creature, acqua, bene comune. Io chiederei al professor Stefano Rodotà di avvicinarsi, che non ha bisogno di presentazioni. Grazie ovviamente per essere qui a nome di tutti e per esserci stato vicino in tutti questi mesi. Io sono ovviamente felice di essere qui, e questa è una banalità. Il ringraziamento è mio nei confronti vostri, ma non è solo retorica dire che è un ringraziamento a 27 milioni di persone che hanno votato. Se siamo qui oggi è per merito loro, e quindi lo sappiamo. Questa è in qualche modo una festa, un festeggiamento, che però ci dice subito che non ci possiamo fermare. Non ci possiamo fermare perché il progetto referendario approvato dai cittadini deve ora essere realizzato, e sono all'opera molte e molto convinte forze perché invece si torni al prima referendum, con una finta scappellata al risultato elettorale. Io credo che voi sappiate che un partito, cioè l'UDC, aveva presentato nel corso della discussione della legge comunitaria come emendamento a questa legge il progetto sull'acqua presentato dal PD. Per fortuna è stato, per fortuna, sarebbe stata una violazione enorme del regolamento parlamentare, ma è stato dichiarato inammissibile. Beh, è un segnale abbastanza consistente di chi vuole bloccare ciò che invece è partito. E noi sappiamo, io cerco di essere al massimo breve perché ci deve essere una discussione, non una predica da parte di qualcuno, ma io voglio ricordare alcune cose che sappiamo tutti benissimo e che però non possono essere messe tra parentesi. La prima: questa è una vicenda in cui abbiamo avuto una serie di nette contrapposizioni che sono state sciolte in senso positivo. Primo, azione collettiva contro oligarchie e personalizzazione della politica. Questo è un movimento che non è stato incarnato personalmente da nessuno. Questo è stato uno dei frutti della politica, non perché i leader non servano, non ci siano stati, ci sono sempre stati, ma ormai siamo passati da un'idea di una capacità di direzione politica alla identificazione della persona. Questo ha fatto molto male alla politica e credo che sia un risultato importante, così come un risultato importantissimo a mio giudizio che ha accomunato questo movimento con quello che è avvenuto in alcune città, penso a Milano, il linguaggio della ragione contro il degrado del linguaggio. Credo che Pisapia abbia avuto il successo che ha avuto anche perché non ha accettato il terreno di scontro dei suoi avversari, e credo che, non so, quel video Pisapia canaglia fatto da Radio Popolare, con tutta l'ironia che è un'arma suprema di intelligenza, abbia dato sia un contributo alla campagna elettorale, sia abbia detto si esce dal degrado del linguaggio. Il degrado del linguaggio non è una banalità, è la Zingaropoli, sono i culattoni, sono, ecco, tutto quello che voi sapete.
fatta da voi è stato un modo per uscire dal degrado del linguaggio. Un altro risultato politico importante: io non credo che sia più possibile accettare da nessuno, e questo dovrebbe essere il primo segnale da raccogliere da parte delle forze politiche, non si può andare a discutere, tra molte virgolette, con chi usa un certo linguaggio. Ancora, la critica politica contro l'antipolitica. La critica politica è quella che i cittadini e le persone vogliono per uscire dalla tentazione dell'antipolitica, e questo è avvenuto. Poi, la politica costituzionale. Questi referendum sull'acqua sono stati un esempio di politica costituzionale. Usare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla Costituzione, cioè esattamente da quel testo che oggi si vuole manomettere, uso una parola garbata, il referendum, la raccolta delle firme, la Corte Costituzionale come interlocutore, facendo fiducia nella Corte Costituzionale, nelle istituzioni, non il tentativo che ha fatto il governo di utilizzarle per impedire che i cittadini potessero votare. Questo è un altro elemento molto importante, ed è molto importante per un'altra ragione, perché proprio il tema specifico dell'acqua ci ha detto che c'è una politica istituzionale non astratta, non la difesa della Costituzione soltanto come documento scritto, ma come il documento attraverso il quale i cittadini ritrovano con il mondo dei beni un rapporto equilibrato attraverso i diritti fondamentali. Questo è ciò che è avvenuto. Perché riprendiamoci l'acqua, il futuro, l'acqua come bene comune? Perché qui c'è un legame forte con i diritti fondamentali delle persone, e c'è un costituzionalismo degli interessi materiali che è esattamente l'opposto dell'astrazione costituzionale. Questo è un altro risultato politico, secondo me, di grandissima rilevanza, che noi dobbiamo custodire e portare avanti, e la Costituzione ci dà una mano. Abbiamo contribuito a fare riscoprire un articolo della Costituzione, l'articolo 43, che era scomparso anche dalla discussione teorica, laddove si dice che comunità di lavoratori e di utenti possono gestire servizi pubblici essenziali soprattutto quando questi si trovano in regime di monopolio. Sembra la fotografia di quello di cui stiamo parlando. Sapete benissimo, ma credo che non per confortarci, ma per segnare alcuni punti di successo politico indubitabile che ci hanno accompagnato in questo periodo, che hanno mostrato che è possibile un'altra politica. E oggi abbiamo il problema della politica che deve custodire il risultato referendario. La pubblicizzazione è stato sventato attraverso il voto sul primo plesito, l'obbligo della privatizzazione, ma oggi il risultato dell'acqua pubblica e dell'acqua come bene comune è fortemente insidiato da una serie di iniziative anche che cercano di giocare il terreno giuridico istituzionale. Qui continuare l'azione politica del forum dei comitati è assolutamente indispensabile. Io non entro in dettaglio, altri lo faranno, ne abbiamo discusso in questi giorni, ma non è pensabile a questo punto che soltanto gli strumenti giuridici possano risolvere i problemi. In questo momento è assolutamente necessario e indispensabile l'azione politica. L'azione politica ha diversi punti di riferimento e diversi interlocutori. Il mondo delle forze politiche che hanno cercato di intestarsi un po' il risultato referendario, e questo non né mi scandalizza né mi preoccupa, né io ne parlo con spirito polemico. Se qualcuno si identifica, sia pure tardivamente, con quello che è avvenuto, è un fatto altamente positivo. Quello che non è bello e non è positivo è che poi chi si intesta questo risultato, comunque lo sottolinea come un dato importante e positivo, poi operi in maniera assolutamente
opposta per svuotarne la portata. L'obiettivo è dichiarato, l'obiettivo è chiaro, è scritto, i beni comuni. E quindi, e noi dobbiamo renderci conto però che il fronte che è in questo momento in movimento non è così unito come si possa, come si potrebbe pensare, perché proprio la forza culturale, insisto 10 volte su questo termine, la forza culturale di questa iniziativa ha determinato da parte di chi aveva un atteggiamento ostile oggi almeno un avvio di riflessione intorno ai punti chiave: la pubblicizzazione, le aziende speciali, la gestione in house da parte dei comuni, tutti i dati che in questo momento, come si è allargato il fronte che ha portato a quel successo straordinario ai 27 milioni di voti, io credo che in questo momento è possibile, se non altro, dividere il fronte di coloro i quali vogliono svuotare il risultato referendario. E poiché a me non piace parlare né per metafore né per con giri di parole, per esempio riproporre un progetto come quello del PD, lo dico sinceramente, non lo discuto, ma quello è un pre-referendum ed era anche stato scritto con neanche il tanto velato obiettivo di impedire che il referendum avesse il risultato, dicendo abbiamo già la soluzione. Questo, a mio giudizio, è politicamente improponibile. Questo è indispensabile. E rischia di essere, non rischia, è già più arretrato rispetto a ciò che viene da una serie di ambienti, l'ambiente dell'associazionismo dei comuni, la stessa Sonime, che stanno riflettendo su questi temi con un po' più di apertura di quanto non avvenisse prima. Certo, poi ci sono i pasdaran che pensano che si possano in qualche modo riciclare svuotando il risultato del referendum, ma tra gli sconfitti c'è sempre qualcuno che pensa di poter utilizzare i risultati degli altri. Ma questo è un primo punto molto importante, e questo significa che bisogna essere vicini, attenti a tutti i livelli, perché si avvino le iniziative necessarie perché la strada della pubblicizzazione possa essere percorsa, e non è una strada facile, lo sappiamo tutti, ma proprio richiede il massimo di attenzione politica. Il secondo punto è molto più netto e ineludibile, è il risultato relativo al 7% e al profitto. Naturalmente anche qui di problemi ce ne sono tanti, perché si ha a che fare con un mondo, quello delle concessionarie, che si è organizzato in questi anni in vario modo, che cercherà di resistere a questo mutamento radicale di punto di vista, ma io credo che su questo noi abbiamo una base molto solida, ci sono diversi problemi da affrontare, ma anche la possibilità di individuare attraverso la rimodulazione di tutto ciò che è il sistema tariffario, attraverso tutto ciò che riguarda gli investimenti, il 7%, in maniera tale da diventare esso uno strumento perché l'efficacia e l'efficienza della pubblicizzazione possa essere pienamente realizzata.